Renault esordisce tra l'altro al Salone del Mobile, al Fuorisalone, tra l'altro con un evento bellissimo che è la Suite Mégane per il lancio della Gran Coupé, ma non solo, perché avete messo a disposizione una flotta e proprio, cioè, in sintonia con la campagna che uscirà poi la prossima, da domenica, rendiamo la vita migliore, potete, cioè, date, permettete a chiunque di girare fuori salone con la vostra auto. Esatto, l'idea è proprio di migliorare la vita delle persone, quindi ovviamente lo facciamo come Renault, proponendo una serie di una gamma di macchine con delle tecnologie che migliorano la vita, che rendono la vita più semplice. E allo stesso tempo ci siamo chiesti, boh, allora al Salone del Mobile cosa è difficile? È difficile girare per la città, quindi mettiamo a disposizione noi una flotta e lo facciamo grazie al partner Avis. Quindi metteremo a disposizione da Clio a Zoe, l'elettrica, Scenic, tutte le macchine, e ognuno le potrà prenotare grazie anche alla geolocalizzazione. E poi allo stesso tempo, lo sto vivendo sulla mia pelle, è assolutamente impossibile affittare una camera di albergo. Diventa veramente, esatto, esatto. Quindi ci siamo detti, qual è il migliore modo per lanciare Mégane Grand Coupé, che ha lo stile di una coupé ma allo stesso tempo l'abitabilità di una berlina, e ci siamo inventati questa suite in partnership con il Nao, che è una vera suite, quindi 5 stelle. Le propongo, può anche accomodare. Assolutamente, dopo ci andremo. Esatto, c'è tutte, ovviamente un letto splendido, una fantastica doccia, ma può entrare attraversando ovviamente la Mégane Coupé, che fa da salotto. E poi servizi da, cioè 24 ore su 24, concierge, champagne, insomma una vera suite a tutti gli effetti. A tutti gli, gli propongo di... La caratteristica anche della campagna, no? Ne parlavamo prima, è il comunicare la vostra tecnologia, che è una tecnologia che si mette a servizio, quasi potrebbe rendere gli uomini sconnessi dal mondo, ma non è così, perché poi unisce, ed è quello che vedremo nella campagna di gamma al Via da Domenica, con una campagna italiana, firma Publicis e con pianificazione OMD. Esatto, l'idea è proprio, credo che la particolarità di Renault è di essere una marca molto umana, tecnologica, ma allo stesso tempo che ha come moto di riunire le persone. Quindi ci siamo immaginato questa persona, questo connecting man, che è un po' tutti noi, che ha voglia, ovviamente la voglia naturale di ordinare il cibo online, di guardarsi la partita in TV, eccetera, eccetera. E al contrario si rende conto che attraverso le macchine può vivere delle emozioni e dei momenti assolutamente di grandissima connessione insieme alla famiglia, agli amici, e lo fa anche grazie alla tecnologia Renault. Allargando insomma le iniziative Renault, poi cosa vedremo in campagna? Abbiamo detto nel secondo quadrimestre molto il crossover, giusto? Ma ci saranno campagne internazionali, italiane? Allora, sicuramente è un segmento, è il segmento del momento, lo vediamo, noi arriviamo con grandissime novità, la fase 2 di Captur, che è ovviamente un best seller per Renault, e il lancio di Koleos, quindi la famiglia che si allarga con una proposta molto statutaria sul crossover. Per questo abbiamo pensato a una campagna che si svolge in una saga con 3 episodi, e una campagna italiana firmata per tutta l'Europa. Perfetto, sei Dacia invece, perché insomma continua a vincere, ci stupisce con queste campagne veramente, diciamo. Allora, Dacia, abbiamo appena chiuso prima di tutto una grandissima operazione che abbiamo chiamato The Swap insieme all'Udinese, il nostro partner del cuore, che aveva come obiettivo di mettere in avanti i giovani che la danno tutta al lavoro e allo stesso tempo mantengono la passione. Quindi 6 giovani lavoratori hanno cambiato il posto di lavoro insieme ai 6 giocatori dell'Udinese, che sono andati a lavorare a posto loro per una domenica. Tratto da questa idea è nata una campagna di gamma per lanciare la serie limitata Brave, per gli eroi della vita quotidiana, e questa campagna è in TV da domenica, una campagna italiana, ma che andrà in tutta Europa anche questa, quindi stiamo disseminando un po' la nostra strategia. Ecco, la partnership con il Salone del Mobile, con il Fuorisalone, è l'inizio insomma del presidio di un terreno, perché voi siete molto presenti nel cinema, no, storicamente, oppure si tratta di un'operazione e poi si vedrà? Io credo che l'anno scorso Renault è stata la marca che è uscita con più modelli in assoluto. Abbiamo la gamma assolutamente, totalmente rinnovata,
e devo dire che grazie all'eccellente lavoro del designer Laurens van den Arker abbiamo anche una marca molto coerente stilisticamente, quindi era il nostro dovere di essere al Salone del Design, che è un po' la mecca del design, e lo siamo con tutta la gamma, quindi è proprio per noi è il segno del rinnovo. Grazie, prego. Beh, vado a visitare ovviamente la suite e poi può dormire. Grazie.